Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Continuiamo la nostra avventura su Siphon Filter, dove adesso ci troviamo in Kazakistan, nei magazzini della Farcom. Messaggi di Liam. Gli uomini di Raven stanno attaccando i magazzini di Fagan. Devi raggiungere i mainframe del silo prima di loro. I satelliti dell'agenzia sono inattivi, ma Aramov afferma che il silo può essere raggiunto solo tramite gli ascensori di servizio del magazzino 76. Erickson ha i codici di accesso al computer, devi quindi trovare prima lui. In questo magazzino la Farcom teneva i cadaveri che usava come portatori del virus. Devi collocare segnali su ogni cadavere che trovi in modo che l'agenzia li riconosca e li sposti in un centro di contenimento del livello 5. Gli uomini di Remer, gli uomini di Fagan, è un campo di battaglia. I mainframe sono nel silo abbandonato sotto il magazzino. Ci si arriva attraverso un labirinto di cunicoli. Dal magazzino 76 scendi con un ascensore. Quando sarai nel silo ti serviranno i codici d'accesso al computer. Richard Erickson li conosce. Era il responsabile Farcom per l'Europa. Deve essere là sotto. Dove lo trovo? Fagan stava organizzando un nuovo ufficio spedizioni, ma quello vecchio era al secondo piano di uno dei magazzini. Devo identificare tutti i dispositivi biologici in modo che non vengano spediti. Quanti portatori del virus? Non lo so. Ci sono decine di magazzini laggiù. Non avrai tempo per perquisirli tutti. La Farcom ha sviluppato un'apparecchiatura per rilevare il virus a distanza. Erickson deve averne una. Rian, prova ancora a contattare Markinson. Mara, ti conviene aver detto la verità. Tienila d'occhio, Rian. Cioè, proprio così, partiamo alla grande. Partiamo alla grande, proprio complimenti. Allora, cominciamo subito con l'andare da Erickson, Erickson. Che si trova qui. Erickson, muoviti. Chi sei? Cosa vuoi? Faccio io le domande. Mi servono i codici per accedere ai mainframe del silo. Ti giuro che io non ho quei codici. Conterò fino a tre, poi premerò il grilletto. Non ho i codici! Uno. Due. Va bene, va bene. Ecco, sono qui. Fermo. Se muovi un solo dito prima che sia tornato, ti ammazzo con le mie mani. Però noi, siccome siamo delle persone per bene, lo facciamo fuori subito. Prendiamo... Lo scanner ti servirà per trovare gli infetti. Esatto. Prendiamo lo scanner, così abbiamo possibilità di trovare gli infetti. Dopodiché entriamo qui dentro. Prendiamo la carabina, prendiamo tutto. Saliamo da questo lato, perché qui ci sarà una bella sorpresa. Il buon vecchio M79. È fenomenale la capacità di come si possa trovare effettivamente l'M79 all'interno di questo gioco. Qui passiamo oltre. Qui facciamo attenzione. Qui prendiamo l'arma che ci accompagnerà per la maggior parte della nostra avventura, i magazzini, il Biz, che è fenomenale. Oh, e mi hanno colpito comunque, pezzi di infami. Merda. Ecco, allora entriamo qua, che qui c'era il K3G, hanno le granate. Queste mi serviranno pure dopo. Allora, a questo punto dovevo andare
Ecco, lì sopra. Di qua. Facciamo attenzione. Perfetto. E qui c'è il primo cadavere. Me li ricordo, quindi. Ho trovato e identificato un contenitore del virus. Non so cosa avesse in mente Fire, ma aveva abbastanza da annientare un intero continente. Sto tentando di localizzarlo usando satellite spia della NATO, ma i computer dell'agenzia devono essere bloccati. Niente paura, sono coperto qua giù. Allora, qui facciamo attenzione che sul tetto ce ne sono ben tre. Sono due. Beh, possibilmente li hanno fatti fuori. Facciamo attenzione. Va bene, qui si stanno scannando tra di loro. Dobbiamo fare attenzione perché loro sì, si ammazzano tra di loro, si sparano tutto quello che vuoi, però nel momento in cui ti vedono... Allora, qui dovrebbe esserci un secondo cadavere. Dovrebbe essere qua sopra. Sì. Mi ricordavo. Poi, qui dentro abbiamo altre granate. Giubbotto antiproiettile. Benissimo. E adesso per uscire... possiamo fare direttamente così. Così eliminiamo anche questi due. Abbiamo la carabina al massimo, per cui direi di sfruttarla. Questi sono cancelli che dovremmo aprire dopo. Quindi no, dobbiamo andare prima da questo lato, avete ragione. Che dobbiamo liberare prima la... Oh. No, da qua da dove siamo entrati. Aspetta, mi sto dimenticando qualcosa. Ah no, dovevo entrare di qua. Vedete, qua si può aprire. Esatto, perché qui adesso possiamo proseguire. Perfetto. Me l'ero scordato che si potesse entrare qui. Va bene, questo li facciamo scannare. Qui adesso dovrebbe esserci il K3G4. Esatto. Beh, oddio. Ho la memoria corta, però determinate cose le ricordo ancora di questi livelli. Sembra quasi paradossale. Qua dovrebbero esserci due di quelli blu, se non sbaglio. No, non ci sono. Beh. Allora, qua facciamo attenzione, che adesso qua la situazione è un po' complessa. Approfittiamone. Allora, facciamo attenzione. Dai, sbrighiamoci, non c'è nessuno. Perfetto.
Perfetto. Tra l'altro tutti col giubbotto antiproiettile, quindi qua possiamo aprire e qua dovrebbe esserci l'ultimo cadavere. Esatto. Perfetto. Mi ero dimenticato di aver tolto la corrente. Qua cosa c'era? Nulla. Esatto. Ora da qua possiamo passare e di conseguenza adesso passiamo anche di qua. Me l'ero tolto dalla testa. Beh, facciamo di andare avanti. Adesso la situazione diventa un po' più complessa perché tutti i nemici che incontreremo dopo, specialmente nel livello dopo, avranno il giubbotto antiproiettile. Quindi sarà un bel casino il livello dopo. L'Elite Farcom, se non mi ricordo male. E già qua cominciano tutti col giubbotto antiproiettile. Esatto, qui c'è il magazzino. E qui finisce la prima parte. Sì, continuiamo. Alla fine questo è durato pochino, diciamo un pochino di più. Messaggi di Lian: non posso ancora contattare Markinson, mi sono introdotta nel sistema informativo europeo dell'agenzia. Cattive notizie. Probabilmente ti stai confrontando con le guardie d'élite della Farcom, ben addestrate e armate. Persino gli uomini di Römer non sono ancora riusciti a rompere nel loro perimetro. Cerca di evitare confronti a fuoco diretti. Il magazzino 76 si dovrebbe trovare a sud rispetto alla posizione attuale. Dove diavolo sono i rinforzi dell'agenzia? La NATO ritiene che stia per scoppiare una guerra civile, ma non stiamo ricevendo alcun sostegno. Non capisco perché si sentono le interferenze se il telefono non è qui. Comunque. Andiamo avanti. Lian, ho trovato dei documenti di spedizione per componenti di un certo R9 DVH. Sai cos'è? Un momento. R9 DVH, missile a propellente liquido a due stadi. Gittata a 12.500 km. Carico utile 5 megaton. Ma qui dice che la Russia ha sospeso la produzione nel 77. Controlla se questo silo è davvero dismesso. A quanto pare Fagan sta lavorando a qualcosa di grosso. Quindi un virus all'interno di un missile. Sei riuscita a contattare Marcus? No, veramente non.
non riesco a contattare nessuno al comando europeo. Allora, qui dovrebbe esserci un giubbotto antiproiettile, che è esatto. Madonna che non spara. Ecco, là ce n'è uno. Aspetta, però non so se effettivamente... Che di qua non ci posso entrare. Ah no, ci posso entrare. Boh. Dove cazzo è quest'altro cadavere? Io l'ho messo.
Ah, ecco, di qua era. Eccolo lì. Quello è l'ultimo portatore. I segnali sono chiari e una squadra CBDC sarà lì tra 2 ore per la disinfezione. Per ora sei da solo. Ok, dai, che abbiamo finito. Quello è il magazzino 76. L'ingresso al silo è lì da qualche parte. Perfetto, direi che per il momento è tutto, vi ringrazio per essere stati con me e ci vediamo alla prossima.